Cambiamo anche argomento. Tra poco, come abbiamo annunciato, vi faremo ascoltare l'intervista realizzata da Chiara Carbone del Fatto Quotidiano a Lucia Rinaldi, la donna che ha contestato il sindaco a San Lorenzo, che ha detto: il sindaco mi deve chiedere scusa pubblicamente per la frase sui due neuroni da collegare, sono una cittadina romana, altrimenti mi rivolgerò a un avvocato. Roberto, sono curioso di sapere come avrebbe risposto Paola Taverna, che è in collegamento con noi, al sindaco Marino se avesse detto una cosa del genere. Buongiorno, buongiorno, buongiorno Taverna. buongiorno. Come avrebbe reagito lei? È che probabilmente gli avrei detto che era invidioso, considerando che lui non ce n'ha neanche due da mettere in contatto uno con l'altro, visto quello che fa ancora a Roma. Dai, è stato veramente di bassa Però non levatura. avrebbe perso il suo aplomb, non Ma... sarebbe. No, no, perché ormai Marino, secondo me, è come sparare sulla Croce Rossa. Bisogna anche avere un minimo di pietà, riconoscere che l'avversario sta al tappeto e quindi è inutile continuare a picchiarlo. Una persona che si rivolge così, ricoprendo il veste di sindaco a una cittadina che gli fa presente che Roma è sporca e che lui si dovrebbe vergognare di andare in giro a presenziare senza risolvere nulla, è oggettivamente ormai una persona che ha deciso che la sua carriera da sindaco di Roma è finita, sta lì a fare il burattino nelle mani di Renzi ed è questo quello che è riuscito a combinare in 2 anni qui in questa città. Quindi, ma io quando il diario l'ho letto ho pensato veramente che il caldo fa male, è incomprensibile, vabbè, è veramente incomprensibile. C'è un politico che si Sì. rivolge così a un cittadino, ma è quello che vediamo qui dentro, ma fanno la stessa cosa con noi, eh. Gasparri l'altro giorno ci diceva che tanto noi saremmo passati mentre lui sarebbe rimasto, come fanno con i cittadini, tanto che gliene frega. I Com'è, cittadini piano che va detto piano vanno. Gaspari? No, io sono curioso Sì, adesso. Gasparri ci ha detto che non potevamo anche agitarci, ma tanto noi erano quelli che sarebbero passati, sarebbero finiti così, mentre invece loro sono quelli che rimarranno. Ce l'hanno bella salda la poltrona sotto il sedere, signori, e se la stanno costruendo affinché nessuno gliela possa togliere. Io oggi sono arrabbiatissima, ho sotto le mani quella che è la nuova manovra finanziaria, perché chiamiamola così, perché quando mi infilano un patto di stabilità mascherato, quello che è l'accordo raggiunto tra Stato e Regione con 2 miliardi e 6, forse è lì che ritrova i soldi il signor Renzi per poi tagliare l'IMU sulla prima casa. Qui stiamo veramente camminando su un terreno pericoloso. Io ho sotto gli occhi Sì. una distruzione della sanità pubblica, che oggi sarà un emendamento presentato ieri sera con subemendamenti, oggi alle 11, è una notte che ci stiamo lavorando, dove viene fatto veramente un, non lo so, non c'è più niente di pubblico. Se decidono che la prestazione è inappropriata, te la paghi tu. E chi decide che la prestazione è inappropriata? Se decidono che il ricovero è inappropriato, te lo devi pagare tu. E chi stabilisce? Se un medico mi fa ricoverare, chi stabilisce poi che è inappropriato? Guardate, oggi veramente fuori di me. Non si può leggere nulla, i giornali fanno vomitare, o meglio le notizie, non tanto i giornali. Anche un po' i Che giornali o tristezza. solo le notizie? Vabbè, i giornali io ormai ho ridotto all'osso, ma da leggermi le ANSA, che forse sono le uniche che possono essere più o meno attendibili, perché poi per il resto fanno a gara a proteggere l'uno e l'altro. Quell'altro che si inventa, che mo taglia le tasse Ma sulla quindi casa, non ma possiamo ve lo fidarci di ricordate questo patto con gli Berlusconi? italiani, Ma questo nuovo come? patto con gli italiani? Ma Sembra un po' io Berlusconi, ero effettivamente. contento, Perché mi dice finalmente. così, Taverna? Ma io pure sono contenta, ma io voglio che le fa le tasse, a me mi deve mettere i conti sul tavolino, mi deve dire qui li prendo e qui li levo, qui li metto e qui li togliamo, ma se tu mi levi la tassa sulla prima casa, mi fai un taglio di 2 miliardi e 6 sulla sanità, tu mi stai prendendo in giro, tu mi prendi i soldi da una parte e mi levi i servizi dall'altra. Ma che ci fa una persona che paga 200 euro di tasse sulla prima casa, perché poi stiamo parlando di questo, a fronte di un taglio netto su tutti quelli che sono i servizi sanitari? Ma ci rendiamo conto o no che i servizi per noi sono soldi? Quando una persona parla di servizi, quando si parla di scuola pubblica, di sanità pubblica, di trasporti pubblici, sono i soldi delle nostre tasche. Quindi dove li prende? A me me li deve far vedere. Per il momento noi i conti che ci siamo fatti, ma anche la sua ragioneria di Stato, secondo me il giorno che questo se ne è uscito con l'ultimo slogan, sono venuti in una trentina secchi così proprio mentre lo sentivano, perché non ci sono, non ci sono. Questo prende un debito che ha oggi, lo sposta al 2018 e con quel debito ci dice che ci va a togliere le tasse. Poi nel 2018 nel debito come lo paghiamo? Come lo paghiamo? Li andiamo a prendere dalla sua fondazione che invece puntava a più il 50%?
come lo paghiamo? No, io spero che gli italiani stavolta non si facciano imbambolare. Rivedevo, a me mi sembrava di vedere il remake di un film, no? Hai visto quando il film ci ha avuto successo, sì, che lo sì. fanno con nuovi attori, con il nuovo protagonista, sì. o mettono lì Caruso. Beh, insomma, ha un po' imitato, ha un po' imitato, ha un po' imitato il Berlusconi dell'avete capito bene, aboliremo l'ICI anche sì, sulla vostra sì. casa. Eh beh, perché ha detto qualcosa di differente. Forse aspettava che dopo 10 anni gli italiani un pochino non si ricordassero bene chi fosse, dicessero ma questa cosa mi piace, ma a tutti ci piace, è il nostro programma, noi le tasse le vogliamo tagliare e le tasse vanno tagliate, ma le tasse vanno tagliate perché vanno abbattuti gli sprechi e la corruzione, non perché vanno tagliati i servizi. Questa invece è la manovra di Renzi, Renzi taglia i servizi e dall'altra parte ti dà il contentino. Così non funziona, non può funzionare, l'Italia in mano a queste persone sta andando esattamente nella stessa direzione in cui è andata la Grecia. Roma nello specchio, si sono inventati qualunque cosa, siamo una città commissariata, ma che vuol dire una città commissariata? Io voglio essere governata, amministrata, non commissariata. La giunta di Marino è stata, non lo so, quanti ne sono rimasti in piedi? 3? Ne sono rimasti 3? Ma perché non ci mandano a votare? Perché non ci mandano a votare? Qualunque comune sarebbe stato sciolto. Ma adesso il signorino non gli fa comodo, allora deve fare i suoi bei spot elettorali in maniera tale che poi casomai questo qui li taglia pure le tasse per poi rimetterle fra 2 anni, né più né meno di come ha fatto Monti. Quando l'Europa ci manderà l'ultimo commissario, la lettera di richiamo, che era un povero cretino, e ci faranno di nuovo la troica in casa. Ma guardi che tristezza. Ma una via d'uscita da Verna la vede? Sì, andiamo a governare noi, ci mandassero a votare e ci mandassero a governare. Sinceramente, ma proprio così, ne parliamo, ci mettiamo davanti ai cittadini, tiriamo fuori quelle che sono veramente le carte, perché c'è tutto, comprese le cose segretate, le intercettazioni che non si conoscono, intercettazioni che tira fuori un giornale che la procura dice di non avere, che il ministro Alfano non sa nemmeno che... Ecco, ma com'è possibile questa cosa, Taverna? Adesso c'è andata. Non è possibile. Cioè l'Espresso ha delle intercettazioni che la procura... Dice di non avere. Esatto, e che Alfano pretende che da qualche parte vengano fuori. Se qualche procura ha queste intercettazioni, me le dia. A parte che io, se qualche procura dovesse tirar fuori delle intercettazioni che parlavano un possibile desiderio di vedere la figlia di Borsellino fare la stessa fine del padre e il ministro degli interni non era a conoscenza... Allora, come funzionano le procure, come funziona il Ministero degli Interni e come funzionano i nostri amministratori? Se questo è vero, il Ministro dell'Interno doveva saperlo e doveva aver già preso provvedimenti. Invece noi lasciamo che tutto rimanga così e poi se c'era un attentato, ce lo diceva l'Espresso, casomai. Ma il mondo... Ma è possibile che intercettazioni però di questo tipo, così delicate, possano essere usate fondamentalmente come strumenti di delegittimazione politica? Se sono intercettazioni non è delegittimazione politica, è che Crocetta si dovrebbe andare a vergognare nell'angolo più lontano, lasciare immediatamente il posto. Io dico sì, perché purtroppo voglio vederla, anche se oggi c'era un'intervista della Borsellino che comunque diceva che non ha mai avuto vita facile nella regione Sicilia e nel suo ruolo di assessore alla sanità. Quindi anche questo già non fa quest'ombra, questa luce su Crocetta e sul suo operato. Noi lo contestavamo per il suo operato a prescindere da questa intercettazione, e se questa intercettazione verrà confermata, Crocetta si deve vergognare, e il ministro Alfano si deve vergognare altrettanto, perché non ne sapeva niente. Quindi proprio non si salva nessuno, ragazzi, qui non si salva più nessuno. Io non faccio altro che leggere gente che viene arrestata, che viene indagata, e sono sempre o PD o PDL o NCD, lo dicevamo l'altra volta in trasmissione, nuovi carcerati a destra. Ma questi stanno al governo, questi sono la stampella di Renzi per portare avanti questo governo. Ma di che cosa vogliamo ancora parlare? Del PD romano? Ma dove devono arrestare qualcun altro? Si devono inventare qualche altra cosa? Devono mettere qualche like sulla pagina di Di Battista da qualche amico loro per poi dire che siamo noi? Dove si devono arrampicare? Su quali specchi? Cioè veramente il taglio delle tasse è l'ultimo tentativo
proprio becero di fare una politica che ormai credo che non c'è manco più il piccione che sta qui davanti, ci crede. Ma secondo lei cosa accadrà a Roma? Ci sarà questo rimpastone? Chi deciderà i nomi dei nuovi assessori, del vice sindaco? Se ne sono fatti tanti di nomi, addirittura quello di Vendola la settimana scorsa. Calci, tutti l'hanno detto, si metteranno in una stanzetta, vedranno quelli che sono i più asserviti e probabilmente anche più inutili, perché qui non deve governare nessuno, qui devono esclusivamente consentire il nuovo magna magna che sarà pure dietro al giubileo, perché qui tagliano tutto quanto, poi regalano 30 milioni di euro per l'emergenza sanitaria che arriverà con il giubileo. Casomai si inventano l'eliporto, infatti ho scritto, ho fatto un emendamento, c'è l'emergenza sanitaria perché arriveranno tanti pellegrini, ok, affrontiamola, ma pensiamo ai pronti soccorso, così quando se ne vanno i pellegrini rimarrà qualcosa anche per i romani. No, anche perché, se non sbaglio, Taverna, abbiamo parlato tante volte, anche in passato, no, del fatto di trattare determinate situazioni con quel termine che fa un po' paura, certo. Il termine di emergenza. È tutto in emergenza, sì, è tutto in emergenza. E l'emergenza fa anche l'assunzione di 50 figure apicali dentro l'Agenzia Italiana per il Farmaco, così vanno in deroga alla mobilità. Gli abbiamo chiesto di prendere ovviamente gli esuberi delle province. Voi mi credete che io ho sotto gli occhi 9 pagine di schifezze? Ve la ricordate l'ultima intercettazione? Non mi ricordo che coinvolgeva, dove diceva se dobbiamo scrivere una schifezza almeno scriviamola bene, no? Se dovremmo fare una portata almeno scriviamola bene. Questo è il metodo con il quale queste persone stanno amministrando il nostro paese. Scrivono bene delle porcate, vanno in deroga a tutte le leggi. Come si possono scrivere bene delle porcate? Tutti i regolamenti. Sì, scrivono bene delle porcate, in altro paese le votano loro. In maniera tale che gli italiani non capiscano appieno quanto li stanno prendendo in giro. Ma guardi che è difficile anche per noi entrare nelle maglie di tutte le schifezze che fanno queste persone. Ti mettono un emendamento di 9 pagine dove ti sconvolgono tutta la sanità, vogliono i subemendamenti entro stamattina alle 11. Noi ci abbiamo lavorato tutta la notte, rigo per rigo, ogni riga c'era una schifezza, ogni riga, i soldi all'Expo ridanno, i soldi all'Expo per l'emergenza sanitaria, di che? Ci avremmo avuto un'epidemia all'Expo e nessuno se ne è accorto. Vabbè, grande caldo. Il grande caldo, certo, se lo fanno a giugno, luglio, agosto, che cosa pretendevano? Che c'erano 15 gradi con l'ombra e il venticello? Ovviamente la battuta. Taverna, prima di salutarla, ringraziandola come sempre, che clima ha trovato a Ostia l'altra sera? No, Ostia sta rispondendo bene, anche le persone che ci sono venute vicine ci hanno detto che comunque sia deve cambiare. Erano tutti consapevoli di quanto malaffare si annidasse dietro le amministrazioni che si sono susseguite ad Ostia, ma erano tutti cittadini che non avevano alternativa. Oggi vedono un'alternativa, è stata una bella sensazione, io ci credo ancora, ma voglio dobbiamo fare di più, sì. Dobbiamo fare di più, per fare di più dobbiamo prendere in mano il paese, insieme a tutti gli italiani che hanno voglia veramente di crederci ancora, italiani onesti. Grazie ancora. Quelli che ormai li votano. Grazie ancora a Paola Taverna, deve calmarsi un po', che ci fa preoccupare, altrimenti se è così tesa, sì, oggi è veramente scatenata. Oggi si fa espellere dal Senato, va a finire che si fa espellere oggi, Tanto ormai che devi fare qualcosa, deve succedere, ben venga che comincia a succedere all'interno del Senato, d'accordo? Grazie, signori, grazie, buon lavoro Taverna. Ciao.